cercheremo di raccogliere i frutti di quest'annata. È andata un po' così, diciamo. All'inizio è stato un po' difficile, però con il tempo e con il lavoro ci siamo risollevati e abbiamo fatto un ottimo girone di ritorno e cercheremo di portare a casa l'obiettivo, che è quello della salvezza. Avete vinto già l'ultima di campionato contro il Comprensorio Miscano. Ora, almeno per quanto riguarda le indiscrezioni delle ultime ore, si presenterà decimato a Montella, una gara, come dicevi, anche a microfoni spenti, da non sottovalutare comunque. Sì, non è da sottovalutare, a parte che è una finale, quindi è una gara a sé. E poi noi, diciamo, non abbiamo dato troppo peso a queste chiacchiere, ma abbiamo preparato la partita come abbiamo sempre fatto, nel migliore dei modi, e ci siamo concentrati solo su noi stessi. Il Montella quest'anno cercherà la salvezza. C'è qualche programma societario? Sei a conoscenza di qualche programma societario per quanto riguarda la stagione a venire, oppure pensate in questo momento soltanto al raggiungimento dell'obiettivo? No, adesso siamo concentrati solo sul raggiungere questa salvezza e poi l'anno prossimo si vedrà. Spero, come tifoso della Scandone, che si farà una grande squadra per fare un campionato ancora migliore, un campionato di vertice. Ti senti di fare un appello ai tifosi? Ma sicuramente i tifosi ci hanno aiutato in tante circostanze e spero che anche questa volta ci daranno il loro contributo, perché noi dal nostro canto possiamo metterci tutto l'impegno possibile per cercare di portare, come detto, a termine questo obiettivo e far rimanere la Scandone, diciamo, nei campionati che merita.